Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. So se il prossimo cantante si farà trovare pronto. Dalla canzone mi sembra di sì, Neck, ciao! Ciao, come va? Molto bene, tu? Benissimo. Allora, siete venuti dalla mia terra in quel della Liguria. Certo, non potevamo mancare anche per questa 69esima edizione. Bravissimo. È il tuo quarto Sanremo, il primo tra i giovani e gli altri tre tra i big, oltre alle varie ospitate, insomma, che hai fatto. Com'è l'emozione? Guarda, l'emozione è diversa tutte le volte. Stranamente non sento il peso della gara, cioè, poco mi importa, se devo essere sincero, perché penso già a quello che succederà dopo, quindi sono preoccupato che ci sia una grande performance questa sera e le sere a venire, perché voglio che dalle radio esca il mio pezzo con forza, voglio capire quello che succederà dopo e percepire già oggi quello che succederà in futuro. Sono sempre proiettato in là, io. Allora, una canzone energica, pazzesca. L'hai sentita tu? Sì, l'ho sentita, molto bella. E che nasce da una tua esperienza nelle favelas brasiliane, una poesia. Sì, e diciamo che sono miscelate le due cose. Una è un'esperienza vissuta sulla pelle proprio. Io sono stato in un campo missione nelle favelas del Brasile, e lì ho visto cosa l'amore esercita sulle persone. Insomma, se io mi accorgo di te, prima di pensare a me, penso a te, faccio qualcosa di buono, cioè procuro del bene a te. Questa è la forma d'amore migliore. Poi, se si tratta di bambini seviziati, drogati, abbandonati ai margini delle strade, che oggi tra l'altro molti di loro sono diventati, grazie all'amore, sono diventati adulti, hanno incontrato il bene e lo trasmettono agli altri. Questo mi ha lasciato veramente esterrefatto. Cioè, se prima avevo l'idea vaga di quello che poteva succedere, oggi lo scorso giugno ho avuto proprio l'esempio lampante davanti ai miei occhi. E poi Borghese, il poeta al quale mi sono ispirato, dice la stessa cosa. A cosa mi serviranno i talismani, la vaga erudizione, l'esercizio delle lettere? Davanti all'amore sono nudo come te, come lei, come lui. Cioè, torno bambino. Mi devo solo preoccupare di amare, basta, non mi serve la conoscenza, non serve a nulla quello. Allora, a proposito di amore, amore per la musica viscerale da sempre, e ci sarà un momento bellissimo il 22 di settembre, sì, all'Arena di Verona. Sì, per la terza volta all'Arena di Verona. Uno spettacolo. Spero, insomma, noi stiamo cercando di costruire oggi quello che sarà il 22 settembre, insomma. Che poi quel concerto darà il via poi anche al tour successivo in Italia, in Europa. Insomma, stiamo pensando a delle bellissime cose. E poi questo mestiere, come dicevo anche ai tuoi colleghi, è meraviglioso perché apre inaspettatamente altre vie, altre strade. Quindi da cosa nasce cosa, così, dal giorno alla notte. Quindi bisogna sempre farsi trovare pronti. Come dice la tua canzone. A proposito, eri pronto alla chiamata di Baglioni? Ti sentivi che poteva... Guarda, subito mi ha spiazzato, nel senso che è arrivato con molta, come si parla tra amici, ma ti piacerebbe fare il festival? Io dico, Claudio, E poi ho maturato l'idea, quale sarebbe stato il pezzo, quale sarebbe stato il primo singolo di questo disco. Mi farò trovare pronto, che era già stato scritto, tra l'altro, prima che mi arrivasse, insomma, la proposta, la richiesta. È vero che l'album è un po' in divenire, ci sono 6 pezzi pronti e stai lavorando? Sì. Sì, no, guarda, naturalmente tenendo in considerazione il tempo che passa, voglio anche non pensarci troppo, nel senso, non voglio che la fretta poi domini tutto il resto, perché è cattiva consigliera. Quindi credo e spero, anche avallato dalla collaborazione dei miei amici che con me producono, lavorano, scrivono, ci sarà tanto da fare, quindi a breve, insomma, dovremo riuscire a finire questo bel lavoro. Parliamo di venerdì, Neri Marco Re con te sul palco. È una scelta molto particolare. Sì. Lui è bravissimo anche ad omaggiare Gabri, certo, grandissimo. No, infatti, bellissima voce peraltro, ho avuto la riconferma, perché venerdì, insomma, il pezzo mio è un pop rock elettronico e il venerdì sarà completamente trasformato nella sua conformazione, nel suo arrangiamento. Quindi vediamo che cosa susciterà in voi Neri Marco Re. Se fa quello che ha fatto a me in termini di emozioni, allora bingo.
speriamo, insomma. Speriamo che ci sia questo bingo. Allora, abbiamo parlato che dovrai tenerti pronto, l'amore. La prima persona che senti dopo l'esibizione all'Ariston? Patrizia, immediata proprio, subito. È diretta, ti dice tutto? Sì, guarda, assolutamente. Guarda, io mi ricordo diversi anni fa, scrissi un pezzo tra i tanti che ho scritto che parlava anche di lei, e lei è sempre una di quelle che ascolta prima di tutti gli altri le canzoni, perché comunque lei è un'ascoltatrice di radio, peraltro Radio Bruno è sempre, c'è la sua sintonia sulla macchina, è l'ascoltatrice media. Quindi gli ho detto: allora il pezzo ti piace? Ero appena uscito dallo studio, il tuo carico. Ma cosa sarà, un singolo questo? Ma sei sicuro di metterlo nel disco? Parliamo veramente di tanto tempo fa. Però preferisco sia diretta e incisiva così, piuttosto che dica sempre sì a ogni pezzo che le presento, insomma. Ci siamo fatti trovare pronti con questa intervista, andava bene? Non potevo chiedere di meglio, tesoro, assolutamente. E allora ti ringraziamo, grazie al nostro carissimo amico di Radio Bruno Neck. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.